Sì? Pronto, signore Anthony? Antonio, non ho segnato mai, detto qua, signora. Antonio, allora, sì, è partendo corriere per la consegna di pacco, signor Anthony. Allora, pronto? Mi dice, sì, ci sono. Sì, c'è? No, la sento, dice... sta dormendo? La sento un po'. Non sto dormendo, no, non capisco come parla. Che senso non capisci come parla? Ti sente bene, forse il telefono? Sì, riserve la via. Forse devo. No, via Marsala, giusto? No, c'è un problema. Io non riesco a trovarsi un navigatore via Marsala, no? Dov'è esattamente? Cioè, nel senso, io sono, non so se mi dà magari mi viene incontro, io sono via Maestro Francesco La Ruffa qui. La Ruffa. No, non so dov'è questa via. Allora, praticamente da dove arriva lei? Da dove arriva? No, da Marte, l'altro pianeta. In che senso arrivo? Scusi. Ma sta facendo lo spiritoso, no, non riesco a capirla. Se mi dice da dove se viene da Tovia Nova, da Rosacchio. Allora, aspetti, giro qua via Turati? Via Turati conosce? Esatto, sì, sì. Ah, allora, mi fa una cortesia, sì, mi dica, Nica. Se prosegua dritto. Dritto dove? Una strada. Sì, vado dritto? Una strada dritta. Sì, poi c'è lo stop e c'è un largo. Aspetta, c'è uno stop, parla, scusi, c'è stop, largo, sia più specifico, scusi. Io non conosco questa via, ma intanto cerca, intanto si rilassa un poco, va bene. Scusi, abbia pazienza, è mezz'ora che giro per cosa sto pacco, la signora non c'è, mi dai il numero suo, mi dice si chiama Anthony, lei dice si chiama Antonio, non è che sono nervoso. Ma lei che c***o vuole come mi chiamo io, non ho capito, scusi, io non so dove è lei. Allora, sono via. Via Mario Alicata. Ecco. Che scuola è sulla via? Via Mario Alicata. Dove andate sta via Mario Alicata? Io non la conosco. Una canossa. Non capisco. Non la conosco. Signor Anthony? Antonio, sì, ci sono uscito fuori se mi dà il tempo. Ecco, vieni incontro, magari se la vede mi dice come è vestito, così vengo incontro. Eccolo. E pantaloncini sono, ma con gli occhiali da sole. Guarda, c'è la maglietta? Che maglietta è colore c'ha? Azzurra. Azzurra, pantaloncini colore? Grigi. Grigio azzurro, la maglietta dell'Estonia, è dell'Estonia lei? No! Perché? Pronto? Allora, e la via... Ecco, vai. Ma lei, scusa, da quale strada è andato? Perché io sto guardando la via Catanello e lei non c'è. Via Catanello è un... Via Cata? Forse c'è il fiume. Via Cata? Gaetanello. No, Gaetanello, qual è Gaetanello? Sono via Esperia, qui, mi dice, via Esperia. Ma lei non riesce a venire? Visto che... Scusi, ma visto che c'ha i pantaloncini, sono igienica, ma perché non si va alla corsetta e viene incontro? Scusi, no? Il corsetto sto banco e ciao, te saluti. Ma la via Esperia è vicino alla scuola. Allora, via Esperia è lontano da me. Quindi che facciamo? Ci faccio i segnali di fumo? Io lo sperisco, faccio un calcio al pacco? No, lei mi deve portare il pacco perché mia sorella non mi ha raccomandato altro, quindi... Allora, se lei abita in una via che non esiste, mi dice come faccio io a posare il pacco? Non esiste. Saranno case abusive, sicuro. Case abusive, tutti i c***o usate, mi fa capire che fare il pausa da 100 anni, può rispondere, scusi. Vabbè, la risposta arriverà, certo che arriverà, basta rimanere con noi qui a Tutti Pazzi per RDS, pochi minuti e scopriremo come va a finire lo scherzo di Bartolino Corriere.